Amici sportivi, bentornati a Rete Calabria Sport News. Lungo tutto questo sabato vi accompagneremo per tutta la giornata con il cuore sportivo firmato Rete Calabria, partendo dal campionato, perché questo è un sabato di campionato. In Lega Pro ormai è solo questione di minuti e in terza serie esploderà l'ottava giornata, giornata che si concluderà domani con il Gran Derby dei Due Mari tra Vigor Lamezia e Catanzaro. Prima però oggi in campo sia il Cosenza, ne parleremo tra pochissimo, che la Regina. Partiamo proprio dallo stretto, anche se di fatto la Regina è già sul campo del Matera, squadra che affronterà proprio alle 19:30 la squadra di Ciccio Cozza. Squadra che vince non si cambia. Mister Francesco Cozza sembra essersi adeguato al vecchio inossidabile adagio calcistico. Così questa sera, nell'anticipo di Matera, l'allenatore della Regina è intenzionato a riproporre l'11 vittorioso nel derby sul Cosenza. Una squadra che ha vinto e sul piano del gioco ha dato anche conferme estremamente significative al tecnico Amaranto. Confermato dunque il modulo 4-3-3 con Kovacic tra i pali, Ungaro e Karagounis esterni, Camilleri e Di Lorenzo centrali di difesa. Sulla mediana sarà ripresentato in blocco il terzetto composto da Armellino, Rizzo e Dall'Oglio, prima fila affidata a Masini, Lusada e il bomber Insigne. Su quest'ultimo, dopo la strepitosa tripletta contro i Lupi, vengono riposte tutte le aspettative della squadra Amaranto, che grazie alla vittoria scaccia crisi di domenica scorsa ha recuperato un buon morale e adesso intende dare continuità al proprio rendimento, sia dal punto di vista del gioco espresso, sia sotto il profilo dei risultati. Queste le ultimissime notizie sulla Regina, accennata anche la formazione in campo che andiamo a vedere nel dettaglio con l'aiuto della grafica. Questa è proprio la squadra della Regina che dovrebbe scendere in campo contro il Matera. 4-3-3 per la squadra Amaranto, Kovacic in porta, Camilleri ed Ungaro al centro della difesa con Karagounis e Di Lorenzo sulle ali, poi Dall'Oglio, Rizzo e Armellino agiranno su una linea mediana con Luzzada, Masini, punta centrale ed Insigne che cerca ancora altri gol. Questa era la Regina in campo, dicevamo prima della Regina, però alle 17 anche il Cosenza che sfida la Paganese in una partita in cui servono i punti sia alla squadra silana ma anche alla formazione campana. Veramente siamo arrivati in un momento dove vincere è essenziale, non c'è un termine diverso, sempre che poi tu faccia una partita di grande livello, perché non è che giochiamo contro nessuno, giochiamo contro una squadra che di sicuro ha qualche difficoltà, difatti ha cambiato allenatore e forse anche qualche altro giocatore, ma sarà una partita difficile, perché comunque noi in casa abbiamo sempre fatto fatica tranne una partita, e soprattutto perché quando hai l'esigenza di vincere, come ripeto, ce l'avevamo anche prima, però adesso si è fatta impellente la necessità, quindi bisogna veramente fare cose che fino ad oggi abbiamo dimostrato di non sapere fare, quindi anch'io voglio vedere diciamo che atteggiamento avremo domani e che partita verrà fuori, oltre che mi aspetto che al di là della partita che verrà fuori, mi aspetto che riusciamo, insomma, in un modo o nell'altro a vincere questa partita. E beh, cerca tre punti in campionato per la prima volta in questa stagione la squadra di Cappellacci, il Cosenza, che affronta la Paganese, altra squadra affamatissima di punti. Abbiamo sentito le parole del tecnico, andiamo a vedere invece quale potrebbe essere la squadra in campo, la formazione che scenderà in campo per andare proprio a raccogliere tre punti contro la Paganese. Cosenza con il 4-3-3, Ravaglia in porta, Magli, Tedeschi al centro della difesa, Bertolucci e Ciancio a comporre il pacchetto arretrato, con Corsi, Arrigoni e Criaco a centrocampo, Calderini sulla sinistra in attacco con Alessandro e Cori proprio a completare il tridente della squadra rosso-blu. Resterà per un turno invece a riposo Manolo Moschero, è scoppiato un piccolo caso in riva al Crati. Chiudiamo con il basket, perché c'è l'esordio casalingo domani per la Viola Reggio Calabria contro la Fulgor Omegna. Ancora indisponibile il Pala Calafiore, Nero Arancio giocheranno nell'impianto del centro sportivo del Rione Modena.
È tutto pronto per la prima gara casalinga della Viola Basket Reggio Calabria, che si appresta ad affrontare domenica alle ore 18 la Fulgo Romegna. La compagine piemontese è reduce da una bella vittoria su Treviglio, ma giungerà in riva allo stretto senza Riccardo Tavernelli e Francesco Della Torre. Il primo ha avuto una distorsione alla caviglia durante un allenamento, il secondo è in riposo precauzionale per il medesimo problema fisico. In casa Nero Arancio, archiviata la sconfitta contro la De Longhi nel primo match stagionale, si respira energia positiva per il debutto davanti al pubblico reggino. Le sensazioni, ha affermato Massimo Rezzano, per il primo anno a Reggio Calabria, sono molto positive. Non c'è ansia né nervosismo, ma solamente tanta voglia di fare bene e di dare continuità sul piano della determinazione alla prestazione di Treviso. Siamo consapevoli che si tratta di una partita fondamentale, perché una eventuale vittoria ci permetterebbe di far ritrovare l'entusiasmo alla tifoseria Nero Arancio, che merita risultati di alto livello visti i trascorsi della Viola Basket. Come è noto, domenica non si giocherà la Pala Calafiore, al momento ancora non disponibile. L'ala grande Nero Arancio non nasconde il dispiacere. Giocare la prima in casa alla Pala Calafiore sarebbe stato fantastico, ha continuato Rezzano, e ci avrebbe fornito ancora più adrenalina per spingerci alla vittoria. È tutto bene così, se volete ci rivediamo precisamente tra un'ora. Grazie ad Alessio Buonpasso.